Dottoressa, ma lei che ha fatto i corsi, mi dice che cosa abbiamo stasera in tavola? Perché mi sembra una bottiglia carina, devo dire, no? Sì, io stasera berrei questo, se sei d'accordo, se ti garba, ecco. Io stasera avrei un Montepulciano d'Abruzzo, insomma, l'azienda non è male, il vino neanche. Beh, lo possiamo provare volentieri. Intanto l'Abruzzo ci ho fatto il militare. Io no, invece. C'era un freddo boia la mattina, mamma mia, sotto la maiella, era terribile. Però va bene. Senti, io stasera c'ho questo da bere. Pinta, e secondo me non è male. Marina Cvetic, Trebbiano d'Abruzzo. No, semmai Montepulciano. Buonanotte, Montepulciano d'Abruzzo. È un vino molto buono. Io l'ho assaggiato diverse volte. Poi, insomma, il fatto già che il marito abbia dedicato alla moglie l'azienda, a me già questo mi fa piacere. No, l'azienda, il marchio, il brand. L'azienda della moglie, beata lei. Cioè, beata lei nella disgrazia, però, voglio dire. Non gli è toccato la prima. Allora, Montepulciano d'Abruzzo in purezza, bel vino, bella ricchezza. Ora si assaggia. Io ce l'ho già nel bicchiere, sì, scusi, prego. Un gocciolino. Ha ragione. Non è soltanto per così. Prego. Perché è ludica la cosa, ma. Diciamo è anche abbastanza seriosa. Prego. Gioviamoci di cose buone. Noi tra un po' si è già finita la bottiglia, ma insomma va bene. Allora, naso bellissimo, colore meraviglioso, guarda qui, guarda che bellezza. Lo rosso nel bicchiere è strutturato, è ricco, è pieno, cioè comunque già lo vedi che... Scusi, ma è classico rubino carico, scarico, marronato, aranciato, il colore della sua maglietta? Quasi è quasi il colore della mia maglietta, è un rubino pieno, insomma, siamo veramente su un rubino pieno di bella concentrazione, perché non è un rubino scarico, bello, concentrato, ricco. Ricco, cioè un po' tutto, insomma. Naso bello, naso bellissimo. Naso di grande pulizia e finezza, c'ha questo frutto sicuramente molto interessante, sviluppa una nota proprio anche di spezia dolce, questa nota di vaniglia, di spezia molto integrante, molto, molto piacevole. E poi bellezza proprio di estratto, cioè senti una concentrazione al naso che è veramente piacevole. Ti dà complessità, ti dà anche una nota quasi di pellame, una nota leggera di cuoio, questa nota di sottobosco, molto piacevole, molto bello. Io lo bevo. Assaggia che buono. Non è una sorpresa, per carità. Molto buono come sempre. Un vino che ha un ingresso in bocca veramente di grande impatto, di grande bellezza e grande forza, una caratteristica assolutamente di questo vino è la sua forza, la sua potenza, che però non manca mai di eleganza. Non cammina mica da solo, voglio dire, la forza, potenza, ma insomma... Ma quasi, non cammina da solo, ma quasi. Bell'ingresso, questa bella sensazione proprio calorica, cioè sviluppa subito un calore, una alcolicità bella, ricca, importante e morbidezza. Morbidezza un po' arrestata a questo tannino, cioè ha comunque un tannino ancora giovane, perché è un 2010. Lei che ha fatto i corsi, con cosa sa dire? Perché questo mi sa da solo diventa abbastanza impegnativo. Questo da solo... A parte me, che lo posso anche bere in capa untignoso, come direbbero. Questo però... da solo va, intanto va benissimo, perché io... Lo berrei tranquillamente, non ci sono problemi. Se ci volete proprio mangiare un bel formaggio comunque stagionato, io con un formaggio stagionato lo bevo molto bene, una carne, un secondo piatto, ma insomma perché da solo non si beve, io lo bevo. Ma avanza qualcosa della bottiglia, perché io stasera c'avrei una cenettina particolare, magari lo tengo, no? Ora si avanza, si guarda. Se è un assaggio assolutamente meraviglioso. Cioè, lo senti un vino molto vivo, molto ricco, di grande piacevolezza, ha questo finale un po' teso, ancora un po' nervoso, ancora anche un po' ruvido, perché insomma, tannino, sì, annato 2010, bella annata, ti dà vini alcolici, ti dà vini strutturati, però comunque bello, bello, bello. Io me lo finirei, che dici? Sì, dammi un gocciolino, vai! Direi che... Vai, salute allora. Salute. Salute.